È la finale del torneo Tuffo in Rete fra Lido Nausica e Lido del Sandano. Stanno per iniziare i giocatori in campo questa importantissima finale. Le due squadre stavano nello stesso girone, hanno vinto le proprie semifinali seppur con difficoltà diversa, ma vediamo com'è andata. Al canto del gallo il Lido Nausica è già in vantaggio, è Prezioso che arma il destro di Ambrosio, è appostato però come un falco, Quaresima che realizza il gol dell'1-0, sono passati solo 20 secondi e la partita sembra avere già un padrone, è la squadra in maglia verde che ha iniziato davvero nel migliore dei modi la gara, poi reazione da parte di Panella che scalda i guantoni di D'Amici e successivamente dopo 5 minuti c'è questa giocata molto bella da parte di Prezioso che serve ancora a Quaresima che realizza con grande precisione da due passi, 2-0 dunque per la squadra del Lido Nausica che inizia davvero nel migliore dei modi e soprattutto per il Lido del Sandro c'è bisogno di una reazione che giunge con Riggi, non riesce però a realizzare, poi guardate che numero da parte di Prezioso che si smarca in mezzo a due giocatori, poi ancora Riggi che ha la possibilità di accorciare le distanze ma trova una opposizione importante da parte della difesa in maglia verde, poi Quaresima che davvero dà vita a una serie di conclusioni, due tiri parati entrambi da Mengoni, i giocatori in maglia verde sembrano molto più reattivi in questa prima parte, ma c'è poi la reazione, il gol da parte di Casalino che realizza liberandosi in maniera molto elegante del proprio difensore, il gol del 2-1 riapre dunque parzialmente la gara, Lido del Sandolo che vive a questo punto un momento molto favorevole, guardate questo colpo di tacco spettacolare da parte di Capoccetti che poi realizza il gol del 2-1 pari, azione corale sontuosa da parte del Lido del Sandalo che riesce dunque a pareggiare la partita proprio a 5 minuti dal termine del primo tempo, è un momento molto favorevole questo per il Lido del Sandalo, ci prova il numero 4 Casalino che viene però intercettato, ripartenza velocissima per il Lido Nausica con Prezioso che prova con uno scavetto a superare il portiere avversario, non riesce e finisce qui la prima frazione, l'arbitro Robert Scarica manda dunque tutti a riposare per qualche minuto. Inizia immediatamente però il secondo tempo e c'è il Lido Nausica che sembra molto più reattivo in questa ripresa, c'è Prezioso che è scatenato questa mezza girata ma c'è sempre il portiere avversario a ribattere le sue intenzioni, c'è ancora Menconi che si oppone a Quaresima, poi un'azione da parte di Lido del Sandalo che non va a buon fine, D'Ambrosio che guadagna un importante pallone, serve completamente solo e realizza il gol del 3-2, Prezioso che tiene fede al suo cognome e regala questa giocata davvero sopraffina e realizza il gol del 3-2, dunque Prezioso che poi ha questa importante chance e cerca con un pallonetto di superare l'attentissimo Menconi senza riuscirci, poi ancora Prezioso, doppio passo, se ne va e mette dentro il gol del 4-2, esulta giustamente Prezioso, grande giocata la sua, bissa dunque la rete precedente con questa realizzazione 4-2, a questo punto si aprono degli spazi enormi e ne approfitta Ambrosio che mette comodamente dentro il pallone del 5-2 che è una sentenza, scorrono i titoli di coda in questa partita dove Lido del Sandaro è stata in gara per un tempo e poi è crollata soprattutto fisicamente, Capoccetti ha tentato quest'ultima conclusione per cercare di contenere le dimensioni della sconfitta, torneo dunque Tuffo in Rete che va alla squadra in maglia verde con merito grazie a un secondo tempo davvero imperioso.